contatti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. Non so se chiamarla sindaco o candidato sindaco. Claudia Maria Terzi scherza con Carlo Barbieri. L'assessore regionale all'ambiente ha fatto visita a Voghera giovedì 26 gennaio in supporto al candidato di centrodestra all'indomani della notizia che durante la seduta di consiglio regionale del 24 gennaio il presidente Cattaneo ha comunicato che il governo non ha impugnato la legge lombarda sui parchi, diventando quindi ufficiale il no all'impianto di Piero Lisi. Terzi e la Regione si sono impegnati fin da subito nella battaglia all'impianto di Retorbido, mentre la sinistra avrebbe fatto della Piero Lisi il suo cavallo di battaglia, pur sapendo che faceva male ai cittadini, assicura Barbieri, che fa notare come l'emendamento che prevedeva il no alla Piero Lisi sia stato votato all'unanimità, ma la legge è stata votata solo grazie alla maggioranza, quindi dal centrodestra. La legge è stata un atto di grande coraggio, gli fa eco l'assessore regionale. Terzi elenca le ragioni che la portano a sostenere il candidato di Forza Italia. Una scelta non facile per la Lega Nord, ma l'obiettivo è quello di migliorare Voghera, soprattutto per l'ambiente. Sono stata con Barbieri a Medassino ed abbiamo visionato un capannone abbandonato, pieno di rifiuti dei quali non sappiamo nulla, ma Barbieri assicura è una vera bomba ecologica di cui ci libereremo. Terzi invita la cittadinanza ad andare alle urne per far sì che il sindaco Barbieri rimanga il sindaco Barbieri. E da pensarla come lei sono alcuni sindaci dell'Oltrepò Pavese presenti all'incontro, tra cui quelli di Rivanazzano Terme, Codevilla e Torazzacoste, oltre che una rappresentanza del comitato No Inceneritore.